Salve ragazzi, io sono Fablinker e oggi siamo qua per parlare, bensì, di Assassin's Creed Valhalla. Allora, Ubisoft ha annunciato il nuovo gioco della serie di Assassin's Creed, gioco che sarà un rinnovamento, cioè non un rinnovamento, diciamo, del tutto rinnovato, ma comunque sarà un punto nuovo di partenza da parte della serie, no? Cosa tratterà questo Assassin's Creed Valhalla? Tratterà i vichinghi, in poche parole. Quindi tu, protagonista, sarai un vichingo. Tra l'altro, hanno fatto vedere un trailer molto affascinante e veramente ben fatto. Quindi complimenti a Ubisoft per la mossa marketing che è stata perfetta. A mio parere è stato un marketing, come dire, meraviglioso, cioè non potevano fare meglio, davvero ragazzi, non potevano far meglio. Ovviamente il trailer è tutta una cinematic, non c'è ancora niente di gameplay. Ecco infatti dove voglio andare a parare. Aspetto un gameplay prima di considerare l'acquisto sicuro del gioco. Al momento la mia idea è di comprarlo perché mi ispira molto, davvero tanto. Infatti, dopo il trailer sono rimasto così a bocca aperta perché, ragazzi, tanta roba, diciamoci la verità, tanta tanta roba. Parliamo però del gioco, no? Di quello che sappiamo fino adesso. Allora, abbiamo già detto i vichinghi e tutto questo, ok, va bene, però cosa ci sarà in più? Allora, sarà il solito GDR, come un po' gli ultimi Assassin's Creed ci hanno insegnato. Io speravo in un ritorno di fiamma del vecchio stile, non GDR, però capisco che ormai Ubisoft si è molto improntata verso questo genere, ecco. Quindi me l'immaginavo, e si sa che sarà un open world, quindi come gli ultimi Assassin's Creed, no? Se c'è il ritorno della lama celata, che negli ultimi non c'era, quindi tanta roba, vedremo come sarà utilizzata anche per il sistema GDR, perché insomma, la lama celata, secondo me, dovrebbe funzionare che ammazza one shotta subito, perché la fa in stealth, dovrebbe one shottare. Non che con i livelli, perché un nemico a livellamento più alto tu non possa one shottarlo, ecco. Mi spero che sarà così, spero che premierà molto anche lo stealth, oltre che l'assalto, come modalità di gioco, ecco, in poche parole. E poi sappiamo che sarà ambientato, capito, tra due paesi, Inghilterra e non mi ricordo più l'altro nome, mi è proprio scappato, ma voi già lo saprete perché ormai è già da un po' che c'è sto lì, sta cosa, queste cose, queste notizie, queste cose, però insomma, hanno detto che sarà ambientato in due posti diversi, quindi una mappa abbastanza grande dovrebbe essere tra le altre cose, ma bisognerà vedere se sarà solo grande o anche ben caratterizzata, perché sono due cose diverse, ne parlavo nello scorso video, quindi sono due cose totalmente diverse. Vedremo come riusciranno a programmare queste mappe, però certo è che sembra un gran progetto ambizioso e credo che forse ci riusciranno questa volta a non deludere le troppe aspettative. Speriamo bene, però le prime impressioni sembrano molto molto positive. Ultima cosa, l'online, ci sarà una modalità cooperativa online che ancora non si sa come funzionerà, in poche parole. Perché dico questo? Perché da quello che ho capito dovrebbero esserci dei mini accampamenti, degli accampamenti che tu ti crei, che diventano man mano sempre più grandi, no? E tu potrai condividere questi mondi online, questi accampamenti, queste mini città personali che tu accrescerai, quindi ci sarà anche una componente GDR, immagino, per queste cose qua apposta. E sono curioso di vedere come evolveranno questa cosa, questo online un po' atipico, no? Sono molto molto curioso, però staremo a vedere. D'altronde manca poco perché hanno detto che uscirà verso fine 2020, quindi credo che di base si andrà da novembre, dicembre, quei mesi lì. Ottobre, novembre, dicembre, ecco, la butto lì, di solito, fine anno 2020, dovrebbe dire, quei 3 mesi dell'anno.
Non penso prima, perché a settembre abbiamo un Cyberpunk, a luglio abbiamo un Ghost of Tsushima e un giugno con The Last of Us Part 2, quindi l'unico rimane agosto, ma non credo che uscirà ad agosto, anzi, agosto c'è qualcos'altro? No, non credo, però per me uscirà a ottobre. Per me ottobre, per me ottobre, mi ispira, non so perché mi ispira. Vabbè, a parte queste cose, ragazzi, ci becchiamo alla prossima. Voi cosa ne pensate di questo nuovo Assassin's Creed? Personalmente mi affascina un botto.